Benfatto contro Borras ripropone la sfida. Tanto una serie di palleggi per Benfatto che fa saltare Borra, qui giocata di esperienza. Ancora però possesso vivo per la McEnergy, arresto e tiro dai tre punti di Josh Jackson, solo Cotone. Jackson da Carenza, si alza dai tre punti, ci riprova Carenza, primi tre punti della stagione al Palamaggetti. Marini, il pick and roll con Brian, gliela consegna adesso Marini. Dentro fuori il pallone, sfortunato l'americano della Mobite, poi Ferri se la ritrova in mano, lascia partire il tiro mancino. Insomma, questi primi sette minuti non sono davvero stati all'altezza di una squadra che ha fatto vedere davvero ben altre cose. E va a segnare Castelli su assist di Benfatto. Jackson penetra e scarica per Moreno, deve affrettarsi, arriva allo scadere, un tiro pazzesco di Yankiel Moreno, la tripla del meno 7. Non trova però il bersaglio, Pitts va ad impelagarsi un po' contro tutta la difesa, alla fine ha ragione lui, si appoggia al vetro, ancora due punti per la McEnergy. Vuole palla Benfatto, lo aspetta Borra, gioco fisico che si ripropone dunque dopo le tante lotte nel primo tempo, qui trottola di Benfatto, del fallo Hasbrook. Poi un altro blocco cieco di Borra, Jackson dai tre punti. Servirebbero a chiudere in maniera ancora più positiva una stagione già di per sé ottima da parte della McEnergy. Marini dai tre punti. Si apre Jackson che riceve in angolo contro Ferri. Mette palla a terra, arresto e tiro dai tre punti ancora. Ferraro in punta contro Casadei. Dentro per Brian, ottimo passaggio di Ferraro, strepitosa azione. Vuole palla Amici, riceve. Si alza dai tre punti Amici con la bomba importantissima. Poi serve Brian contro Pipitone. Marini, ancora 5 secondi, arresto e tiro da tre punti per Marini. Ancora! Primo possesso per Roseto che guida sul più 4. Jackson prova subito a scaldare i motori dai tre punti. Ora vuole accorciare le distanze. La Mobite riceve Amici. Arresto e tiro in allontanamento dai tre punti Amici. Che tripla! Jackson ci prova dai tre punti, importante! 26esimo punto personale con 6 su 12 da 3. Castelli un po' in difficoltà contro Ferraro, alla fine si gira. E poi palla per Ferraro, stava per perderla. Brividi per il Palamaggetti. Alla fine Ferraro fino in fondo va a forzare ed è fallo e canestro nel momento più importante della partita. Cala il sipario al Palamaggetti. 8-7, 7-6 in favore della McEnergy che vince di 11 punti contro la Mobite Ferrara.